sono un'esperta come i miei due precedenti relatori di cultura popolare di manga. Mi occupo di nuove religioni, religioni nel Giappone moderno, quindi è da quel punto di vista che ho analizzato questo, il manga di cui andremo a parlare oggi. Il manga di cui parlerò oggi è Saint Onisan di Nakamura Hikaru e mi è stato presentato qualche anno fa, intorno al 2008, da un collega giapponese che sapeva del mio interesse per nuove religioni o religioni in generale e media e mi è subito molto interessato perché in quel periodo mi stavo occupando dell'immagine della religione in Giappone dopo il 1995. Molti di voi, beati voi, eravate troppo giovani, ma nel 95 una nuova religione chiamata Aum Shinrikyo compì un attentato nella metropolitana di Tokyo con il gas nervino, uccidendo 13 persone e ferendone centinaia. Quindi il mio interesse era vedere come l'immagine della religione, che era negativa anche prima, come vedremo, ma ancora più negativa dopo il 95, si riflettesse anche nei manga e negli anime prodotti dopo il 95. E ho trovato Saint Onisan subito un esempio interessante e almeno in apparenza diverso rispetto, come vedremo, ad altre rappresentazioni. Quindi quello di cui vorrei parlare oggi erano alcune idee su Saint Onisan e su come potremmo vedere questa relazione tra Buddha, Gesù e Tachikawa e Tokyo in relazione con la religione in Giappone post 1995. Andiamo, però, c'è qualcuno che l'ha letto? Oh, perfetto, bene. Quindi Saint Onisan, Saint Young Man, nella traduzione inglese, quindi Giovani Santi, è una serie manga scritta e illustrata da Nakamura Hikaru e pubblicata da Kodansha nel mensile di Seinen Manga Morning Gutsu, dal 2006. Toshio vi ha già spiegato il Seinen Manga, quindi salto. Dal 2008 gli episodi sono stati anche raccolti in volumi e l'ultimo volume uscito è il numero 8. Nel maggio del 2013, il mese scorso, è uscito anche l'adattamento anime, che però non sono ancora riuscita a vedere. E ho letto dei commenti un po' ambivalenti in internet, ma non parlerò dell'anime perché non l'ho visto. Nel 2009, Saint Onisan ha ricevuto il premio culturale Tezuka Osamu per la migliore storia breve e ha riscosso un enorme successo di pubblico. Si parla intorno a milioni di, penso, di copie vendute. Qua sono degli esempi di alcune delle pubblicità per Tokyo durante quando nell'apice del successo del manga. Questo mi piaceva in particolare perché è l'autobus per Tachikawa con la pubblicità di Saint Onisan. Ha riscosso talmente tanto successo che la Kodansha ha iniziato a consentire l'accesso online al magazzino Morning Tsubi, perché la versione cartacea veniva venduta immediatamente. Adesso la versione online è available, si può accedere immediatamente nel momento della pubblicazione. Le ragioni del successo, secondo alcuni critici, sono dovute anche al fatto che, nonostante in apparenza, almeno rispetto all'utente generale di Morning Two, è quella di giovani maschi, adulti, in verità il manga ha riscosso molto successo anche tra le ragazze. E secondo me c'è stato soprattutto verso il 30° episodio, a un certo punto quando il pubblico è diventato anche più femminile, ci sono proprio quando gli angeli cominciano ad apparire di più, quando arriva Giuda, che è belloccio, insomma si vede un po' questo cambiamento verso attirare un certo pubblico femminile. Però i due protagonisti all'inizio, come no, come faccio andare indietro? Eccoli qua. Questa è la copertina del numero uno, si rivolgono chiaramente a un pubblico di ventenni, ventenni e qualcosa, in jeans, con le t-shirt, con le scritte umoristiche. Quella nel primo numero, beh, quella di Gesù dice Jesus, e quella di Buddha dice Namu Sambo, che è credo nei tre gioielli del Buddha. E c'è tutta una serie di t-shirt che adesso si possono anche comprare. Che apparono nei vari numeri.
In generale, per chi di voi non l'ha letto, Saint Onis narra le avventure dei due protagonisti che avrete già capito, Buddha, nel senso del Buddha storico Shakyamuni e Gesù, che essendo sopravvissuti alla fine del millennio e arrivati indenni al XXI secolo, decidono di prendersi una vacanza a Tokyo, a Tachikawa per la precisione, nella periferia di Tokyo. E i due protagonisti sono rappresentati come una delle caricature dell'iconografia stereotipata, se volete, di Buddha e di Gesù. Quindi Gesù ha i capelli lunghi e la corona di spine, e mentre Buddha ha i capelli corti, crespi, la protuberanza sulla testa, l'usnisha, classica delle rappresentazioni del Buddha, e il segno al centro della fronte, il byakugoin in giapponese, e i lobi allungati. I volumi, più che una vera e propria trama, sono strutturati in episodi che raccontano racconti brevi delle avventure dei due protagonisti e usano moltissimi giochi di parole e umorismo. Infatti Saint Onis viene definito uno gag manga, un manga umoristico, sulla copertina si autodefinisce come una commedia nuku nuku, che potremmo tradurre come cosy in inglese, ma come calma, serena, accogliente, se volete. E vedremo un po' dopo che cosa può significare questo tipo di ironia, questo tipo di umorismo. Quindi i due protagonisti sono dipinti come molto umani, non come dei invincibili. Gesù è un po' otaku, ha un blog su Mixi, gioca ai videogames, è uno spendaccione. Mentre Buddha è tirchio, colleziona buoni sconto, dipinge magliette. Gesù è molto amato dalle ragazzine perché dicono che assomiglia a Johnny Depp, mentre il Buddha viene preso in giro dai bambini del quartiere che prendono il Byakugo come un campanello e cercano di suonare. E ovviamente gli fanno male, poveretto. A volte i due protagonisti usano i loro poteri in modo non proprio convenzionale, per intenti un po' mondani. Nell'episodio 6 del volume 1, il Buddha fa il sorriso del Buddha davanti al poliziotto per evitare di essere arrestato quando esce dalla piscina, si dimentica di vestirsi e lo viene trovato nel combini solo con una salvietta. Buddha inoltre tende a emettere un fascio di luce quando si agita o quando sgrida Gesù perché spende troppo, e questo è un po' un problema perché in teoria i due sono in incognito. Gesù invece perde sangue dalle stigmate quando si agita, quando impara a nuotare, per esempio, e le spine si trasformano in rosa quando si emoziona. A volte trasforma involontariamente il vino e l'acqua in vino e le stoviglie in pane, quindi ci sono anche tutti quei problemi. Ogni tanto quando salta, se salta troppo forte, gli angeli pensano che voglia tornare in paradiso e accorrono e cercano subito di portarlo via. Quindi tutti gli episodi iniziano con un riferimento molto serio alle due figure religiose, e poi alla fine della prima pagina c'è immediatamente il twist umoristico rispetto a quello all'inizio della narrazione. A volte l'ironia è data da giochi di parole, come all'inizio del primo volume, quando ad esempio nella scena iniziale che potete vedere il Buddha dorme nella posizione che richiama l'iconografia classica del Paranirvana, del Buddha sul letto di morte, circondato da animali, però si sveglia e li manda via dicendo «Hotto che pussate via, lasciatemi in pace!» E in quel momento entra nella stanza Gesù, che esclama Hotoke nadake ni, perché sei Buddha, quindi gioca sull'assonanza tra Hotoke, andate via, e Hotoke, che vuol dire Buddha. E poi, come potete vedere alla fine, Gesù dice anche al Buddha, beh, adesso che siamo nel mondo terrestre possiamo anche scherzare, possiamo anche usare i jokes. In altre case Nakamura usa dei riferimenti, espressioni religiose, e le trasforma. E c'è un episodio in cui Gesù si sbaglia al sento e trasforma l'acqua in vino e dice che vorrebbe lavare i piedi ai suoi discepoli, Ashio Araitai.
Uno Yakuza presente che per un fraintendimento in un episodio precedente pensa che Gesù sia il nuovo capo di un gruppo mafioso, è convinto che Gesù stia usando l'espressione asio arau, che significa quando uno ha un nuovo inizio dopo una vita criminale. Quindi c'è il gioco di parole anche qua tra le diverse espressioni. In altri casi l'ironia è data dal contesto. I due partecipano a una lotteria e cosa vincono? Il secondo premio è una statua del Buddha, che verrà poi chiamata Junior e se la portano a casa. E nell'ultima immagine il Buddha dice proprio avrei dovuto proibire le immagini. Non è proprio contento della sua rappresentazione. La coppia ricorda molto i Manzai della commedia giapponese e il riferimento diventa molto esplicito nell'episodio 4 del primo volume, quando i due partecipano a un talent show come coppia comica che si chiamano Panchi e Lonché, Panchi Pama della capigliatura del Buddha e Lonché, capelli lunghi di Gesù. E quindi formano proprio il duo comico. Volevo farvene vedere un pezzo, ma magari lo facciamo alla fine se abbiamo tempo. Intanto andiamo avanti. La prima cosa che mi interessava vedere erano i precedenti di rappresentazioni umoristiche di personaggi religiosi, di coppie religiose, in Giappone e non, e in particolare di rappresentazioni del Buddha nell'ambito giapponese. L'idea di avere coppie di personaggi religiosi in fumetti non è nuova. Uno degli esempi che a me piace molto, fuori dal Giappone, è Jesus and Mo, la striscia comica, che rappresenta Gesù e Maometto come coppia comica, però in questo caso la striscia è fortemente critica, è molto sarcastica, molto critica nei confronti di alcune idee di cristianesimo e dell'Islam, in particolare su certe posizioni come l'omosessualità, eccetera. Quindi è molto diverso dal caso di Saint-Onysan, dove ci troviamo di fronte a un umore più benigno, come vedremo dopo, più che satira. Nell'ambito delle rappresentazioni del Buddha o del buddismo, nell'ambito giapponese, ci sono dei manga che sono di solito prodotti dalle scuole buddiste, dalle scuole zen o altre scuole, che vengono chiamate Bukkyokai Setsu Manga, i manga per la spiegazione del buddismo. Questa è una vignetta da uno dei manga, uno zen manga. Però in questo caso sono prodotti per proselitismo, quindi tendono ad essere molto didascalici, hanno un intento pedagogico, quindi seguono molto i testi oppure spiegano, come in questo caso, il ruolo del Butsudan, eccetera. E quindi spesso non ci sono dialoghi oppure sono fatti per degli intenti molto diversi. Il precedente più importante di cui vorrei parlare un po' nel caso di Saint-Onysan è ovviamente il Buddha di Tezuka Osamu, che Nakamura non solo ammira, ma a cui si ispira abbastanza esplicitamente. Infatti c'è un episodio in Saint-Onysan in cui il Buddha perde l'ultimo treno, non è che perde l'ultimo treno, non riesce a scendere a Tachikawa perché è troppo pieno. Quindi finisce il capolinea e passa la notte in un manga kissa e si legge tutto il Buddha di Tezuka Osamu. E diventa un fedele. Dopo di questo diventa un fedele e vuole anche diventare un mangaka. Infatti poi Gesù gli regala il kit per fare manga. Il manga che poi il Buddha scrive si chiama Satore Ananda, Illuminati Ananda. Ananda è uno dei discepoli del Buddha ed è pubblicato da Brahman, da Bonten, che è il suo editore, un editore molto severo, e pare goda di parecchio successo dell'aldilà. Ci sono varie scene in cui Ananda e altri discepoli del Buddha lo incitano a scrivere nuovi episodi, eccetera. Questo è uno dei riferimenti molto espliciti, ovviamente, all'opera di Tezuka, ma ci sono anche dei riferimenti grafici precisi. Ad esempio, c'è l'immagine, una delle scene in cui il Buddha in sogno, c'è un sogno del Buddha in cui nella scena successiva incontra Ananda e richiama molto chiaramente le ambientazioni naturali o le ambientazioni dell'opera di Tezuka.
Buddha di Tetsuo Kosamo fu pubblicato tra il 72 e l'87, la traduzione inglese è stata pubblicata, che è quella nelle copertine che vedete qua, tra il 2003 e il 2005, e ha venduto più di 9 milioni di copie in Giappone. In Giappone in verità è stato pubblicato da case editrici legate al gruppo della Usho Shuppan, che è di proprietà della Soka Gakkai, della nuova religione Soka Gakkai, anche se non sono evidenti influssi della dottrina della Soka Gakkai sul lavoro di Tezuka. Il Buddha di Tezuka si presenta come un manga per adolescenti e il protagonista è il Buddha storico Shakyamuni, e i vari volumi vanno dalla sua nascita all'illuminazione fino alla morte. L'elemento educativo, pedagogico è molto forte nell'opera di Tezuka, vi sono mappe, spiegazioni della terminologia, eccetera, e l'attenzione è posta sugli elementi del cammino spirituale del Buddha. La narrazione infatti fa molto riferimento ai Jataka, alle storie delle vite precedenti del Buddha e le rappresentazioni iconografiche tradizionali. A differenza dei manga per la traduzione della spiegazione del buddismo di cui ho parlato prima, però il Buddha di Tezuka ha come scopo principale l'intrattenimento, è una storia di avventura. Quindi vi sono numerosi personaggi inventati, ci sono numerosi riferimenti alla cultura popolare, ai personaggi famosi dell'epoca, c'è cioè E.T. che appare in un episodio, per esempio, ci sono riferimenti alla vita quotidiana dei liceali, anche al bullismo, ai primi amori, eccetera. Quindi questo è uno degli elementi in comune con Saint Onisan, è che il Buddha di Tezuka è un Buddha umano, molto umano, contestualizzato in una storia giapponese e trasformato in un personaggio in cui i lettori si possono facilmente identificare. Il Buddha di Tezuka è molto umano anche nelle sue debolezze, infatti per alcuni critici è troppo umano. Ricorda un po' la ricerca del Buddha storico nella tradizione degli studi religiosi del tardo 800 e primo 900. Nakamura, come Tezuka, usa i miti tradizionali del canone buddista e li trasforma in un genere diverso e anche lei usa i riferimenti alla cultura popolare per contestualizzare la storia per un audience giapponese. Ed entrambi si rivolgono a un giovane pubblico maschile, anche se con delle differenze. Secondo, qua uso le parole di Jolyon Thomas, che è un esperto di manga e religioni, leggo in inglese: Nakamura does not make the Buddha's original historical and cultural milieu seem familiar through a scattered reference to modern society. Instead, she makes familiar aspects of contemporary Japanese society seem new through the adventure of her curious saintly protagonist. So, gli episodi di Saint Onisan non sono in un'India lontana, come il Buddha di Tezuka, ma sono a Tokyo, sono a Tachikawa. E quindi i due protagonisti vanno a Akihabara. Questo è uno dei miei episodi preferiti perché si intitola Seichi Jun Rei, si intitola il personaggio, quando Gesù finalmente arriva da Akihabara. Vanno a Tokyo Disney e qua c'è l'altro gioco di parola quando chiedono i biglietti tra Seijin come Santi e come Seinin, come adulti. Non ci sono solo riferimenti a Tokyo, ma i due protagonisti vivono a Tokyo, cioè la storia è proprio ambientata nel Giappone contemporaneo. Inoltre, l'altra grande differenza tra il Buddha di Tezuka e Saint Onisan è che mentre Osamu Tezuka mostra una conoscenza approfondita del canido buddista e delle Jataka, Nakamura non sembra avere questo interesse. Anzi, in alcuni, mi sembra l'abbia forse anche detto in un'intervista, ma non ho avuto tempo di controllare la fonte, lei ha usato il Buddha di Tezuka come riferimento. Quindi il Buddha di Tezuka diventa dove lei prende la sua visione del buddismo, comunque la sua conoscenza del buddismo. Un altro importante elemento di differenza tra i due è il periodo in cui sono stati pubblicati, ovviamente. E quello di cui vorrei parlare adesso è cosa succede alla rappresentazione delle religioni in Giappone dopo il 1995.
Dopo l'attentato al Gasnervino, l'immagine della religione è diventata via via più negativa. Non che le nuove religioni godessero proprio di una buona immagine prima, però mentre prima erano criticate soprattutto per essere gruppi interessati solo all'arricchimento del leader, eccetera, e che usavano metodi non sempre leciti per attirare i fedeli, dopo l'attentato diventano pericolose, qualcosa di cui bisogna prendere la distanza. E questo viene esteso all'immagine della religione in generale. Quindi numerosi articoli e programmi televisivi hanno sviscerato tutti i dettagli più sordidi, più particolari e più morbosi delle pratiche ascetiche dell'homme e del leader, eccetera. Tra l'altro è un discorso diverso, però per cercare di trovare una spiegazione a come mai dei giovani si fossero uniti a questo gruppo e compiuto un attentato, a un certo punto i manga e le anime erano stati anche prese di mira come delle fonti della creazione di questo universo virtuale in cui vivevano i membri. Ovviamente le motivazioni sono decisamente più complesse, anche se c'erano nei discorsi di Asahara dei riferimenti ad alcuni manga e anime, e il gruppo stesso produceva manga e anime, avevano un gruppo che li scriveva. E nello stesso tempo anche i media vennero accusati di essere stati manipolati dal gruppo, di essere stati usati. Quindi dal 95 in poi sono sempre stati molto più cauti nel parlare delle religioni. Questa immagine negativa della religione e il tentativo di rielaborare il trauma del 1995 si riflettono in alcuni manga pubblicati dopo il 95. Non ho tempo di entrare nei dettagli, ma ne volevo menzionare due oggi, che sono due esempi diametralmente diversi. Il primo è Charisma, pubblicato nel 2006 da Futabasha e basato sul romanzo di Shindo Fukuyuki, uscito nel 2003 e nel 2004. Il manga narra la storia di una giovane donna, che è quella che vedete nella copertina lì, e del suo coinvolgimento con un oscuro gruppo religioso e il cattivo leader, che usa ogni sorta di violenza e di lavaggio del cervello sui membri. C'è molta violenza, molte scene anche di sesso esplicito nel manga. Il manga mostra come la donna distrugge tutto, se stessa e la propria famiglia, per seguire questo folle gruppo. Il riferimento a Homme e al suo leader è molto esplicito e come è molto chiara la rappresentazione delle religioni come qualcosa di totalmente negativo, qualcosa a cui non ci si deve proprio avvicinare. Il leader è cattivo, è chiaramente individuato e tutto ciò che riguarda la religione è corrotto e pericoloso. Una rappresentazione un po' più ambivalente la troviamo in un altro manga che penso che molti di voi conoscerete, Death Note, un manga serializzato tra il 2003 e il 2006 che ottenne un grosso successo di pubblico e venne immediatamente adattato anche come anime e come film. Il protagonista è un adolescente, Yagami Laito, che trova un quaderno magico sul quale gli è permesso di uccidere chiunque voglia semplicemente scrivendone il nome. Il Death Note appartiene al dio della morte, lo Shinigami, e con l'aiuto del Death Note Yagami si trasforma nel dio del nuovo mondo e inizia a uccidere criminali, ma la situazione a poco gli sfugge di mano e inizia a uccidere anche persone innocenti. Cito ancora le parole di Joel Thomas: "The manga invites readers into the disturbing recognition that laudable moral ideals easily became warped. Rather than reducing cult membership to delusion, Death Note instead attributes the cultic adulation of killer to people's interest in the creation of an impossibility imperfect world. The price of peace is death." Questa urgenza di cambiare il mondo esistente, di creare un mondo perfetto, richiama le testimonianze dei membri dell'Homme, molti dei quali si sono uniti al gruppo perché volevano cambiare il mondo, volevano creare un mondo perfetto. E in nome di questo cambiamento alcuni di loro sono arrivati a commettere delle terribili atrocità. Quindi in questo caso la divisione tra bene e male è molto più sottile, molto più complessa. Dove finisce? Cosa possiamo permetterci di fare in nome del creare il mondo perfetto? Non c'è più la dicotomia tra bene e male che troviamo in Charisma, per esempio.
Quindi nelle rappresentazioni della religione, nel post-Aum, in alcuni casi la divisione buono-cattivo è un po' più sottile, un po' più complessa, ma Saint Onision si presenta ancora come qualcosa di completamente diverso, perché Saint Onision si può permettere di scherzare con la religione, che è una cosa un po' tabù. Uno degli esempi, ad esempio, qualche anno fa su Nico Nico Doga, che è un sito di video sharing giapponese, comparve dei video presi da anime dell'Om Shinrikyo, in cui la colonna sonora veniva cambiata, quindi c'erano questi mashup con il video di Om e ad esempio la colonna sonora di Doraemon e cose di questo tipo, i Maddo Movie nella serie, una specie di competizione. Se si leggono i commenti sia su Nico Nico Doga che su YouTube a questi video, per molte persone molti dei commenti sono negativi, nel senso non si può scherzare con qualcosa del genere, non potete scherzare con l'OM, non potete scherzare, il trauma è ancora troppo forte, c'è gente che è morta, non è un argomento su cui si fanno queste cose. Quindi perché invece con Saint Onision funziona? Perché non è stato visto, non è stato in generale percepito come inappropriato? Se leggete i commenti anche su Amazon o in internet, si trovano anche molti commenti di cristiani o di buddisti, anche di monaci buddisti che dicono ma no, ci ha fatto ridere, è molto divertente, eccetera. Ho trovato solo, ma non ho tempo di parlare di oggi di questo, alcuni commenti negativi in siti non giapponesi, in particolare americani, che trovano la rappresentazione di Gesù problematica. Ma non mi stupisce. Secondo me, torniamo a quello che stiamo parlando, ho pensato alcuni dei motivi per cui Saint Onision può funzionare. Sono solo delle idee, ma ancora molto non sviluppate, quindi concedetemi questo. Innanzitutto Saint Onision rappresenta un modo sicuro, non problematico, di parlare della religione nel Giappone post-Aum. In verità il manga non parla né di cristianesimo né di buddismo, ma dei loro rappresentanti storici che sono completamente decontestualizzati dall'istituzione. Se il Gyago manga avesse come protagonista un prete cattolico e un obosan giapponese, sarebbe più problematico, a mio avviso. E infatti vedi i problemi con i video online, che usano dei riferimenti a uno specifico gruppo religioso. Quindi il ruolo dell'ironia in questo caso è usata per giocare con temi religiosi da parte di Nakamura Hikaru. Quindi Nakamura dipinge la religione come qualcosa di benigno, perfino kawaii, con l'incongruente sovrapposizione di figure religiose facilmente riconoscibili in un ambiente umano contemporaneo. Buddha e Gesù non sono solo decontestualizzati dal loro ruolo istituzionale, ma sono anche rappresentati come stranieri, provenienti da un altro mondo, il paradiso, che non conoscono le abitudini di Tokyo. Nonostante cercano di confondersi con la massa, sono immediatamente riconoscibili. Infatti anche il Buddha è disegnato più come un Buddha del sud-est asiatico, più che come un Buddha giapponese. E nelle loro avventure sono stupiti e meravigliati dagli aspetti della cultura giapponese. Si divertono, ma fanno anche fatica a capirne alcuni degli aspetti. Ricordano un po' degli studenti o dei giovani stranieri che come a volte vengono rappresentati in alcune trasmissioni televisive in cui vengono invitati gli stranieri a parlare della loro esperienza. Quindi stranieri che parlano giapponese, vivono a Tokyo, vivono in un modesto appartamento, vanno a visitare Asakusa, Akihabara, Tokyo Disneyland, Onsen, scrivono in Engajo come fanno loro, con il Buddha che diventa il Kagami Mochi, non la prende molto bene. Quindi in un certo senso sono come rappresentati come dei Futsuno Gaijin che vivono a Tokyo, anche se in verità Futsuno non sono in teoria per il loro ruolo. Quindi ci troviamo di fronte semplicemente a una mercificazione della religione, delle due figure religiose, o c'è qualcos'altro? Le ultime osservazioni, che sono tre pagine però, saranno per rispondere a questa domanda.
Secondo Jolyon Thomas, Nakamura Hikaru critica la religione non come fanno gli altri manga del post-home, replicandone l'immagine negativa dei culti, ma non dandole importanza, ignorando la discussione sui culti e preferendo l'imitazione ironica delle agiografie dei venerabili fondatori, tramite la storia di Gesù e Buddha che vivono come coinquilini nel Giappone contemporaneo. Sempre secondo Thomas, mentre per gli altri autori sono preoccupati del fatto che la religione è fuori controllo, Nakamura riabilita la religione tramite lo humor. C'è solo un episodio in cui lei fa riferimento a questa immagine negativa ed è quando la padrona di casa vuole entrare in casa e il Buddha dice copriamo Junior, che è la statua del Buddha, perché non vorrei mai che pensi che siamo parte di una henna shukyodanta, di uno strano gruppo religioso. Quindi l'autrice dichiara chiaramente che non ha nessun intento educativo o di indottrinamento spirituale, ma che il suo scopo è quello di intrattenere. In un'intervista racconta di aver avuto l'idea di Saint Onision perché un giorno ha disegnato Gesù e gli è piaciuto come uscito e ha detto ma possono funzionare come coppia moderna, quindi da lì le è venuta l'idea. Quindi Nakamura ha domesticato l'immagine negativa della religione? Un aspetto importante è che nonostante Nakamura dichiari che il suo interesse principale è estetico, dipingere il mondo in modo umoristico dei personaggi kawaii, piuttosto che didattico, l'umorismo di Saint Onision può funzionare solo se il lettore ha una qualche conoscenza delle agiografie dei personaggi. In alcuni casi si tratta di conoscenze piuttosto generiche di buddismo e cristianesimo, ma in alcuni episodi diventano più precise. I riferimenti a Uriel, alla spada di fuoco, per esempio, uno deve conoscere il riferimento per poter capire l'ironia di Uriel che appare ogni volta che c'è qualche problema. E si ha l'impressione, anche leggendo dei commenti lasciati dai lettori online, che l'autrice abbia via via incoraggiato i suoi lettori ad ampliare le loro conoscenze su cristianesimo e buddismo, per poter capire meglio gli scherzi e i giochi di parole nel testo. In questo caso, a differenza di manga come Charisma, per esempio, Saint Onision potrebbe diventare uno strumento per riavvicinare le persone, in un certo senso, alla religione, o perlomeno ad incuriosirli. E commenti tipo... dopo aver letto Saint Onision sono andato a informarmi di più su buddismo, sono piuttosto frequenti. Ho trovato molti commenti che dicono che i giochi di parole e gli scherzi su cristianesimo si capiscono molto di più di quelli sul buddismo, che sono abbastanza interessanti, fatti da audience giapponesi, ma che non mi stupiscono per niente neanche quelli. Un ultimo aspetto è dato, con cui vorrei concludere, del rapporto tra Saint Onision e un rapporto con la religione meno mediato nel Giappone post 1995. Infatti negli ultimi anni vari studiosi hanno mostrato la crisi delle istituzioni religiose in Giappone, in particolare il buddismo, le scuole buddiste che risentono molto dell'immagine negativa in cui c'è il ricco monaco che pensa soltanto ai soldi, a fare funerali. Non so se avete visto il film Soushiki, in cui c'è il monaco che esce dal mega macchinone vestito tutto elegante. Quella è l'immagine del vecchio monaco che pensa solo a arricchirsi con i funerali. Vi sono state però delle ondate, o come piace chiamarle ai media giapponesi, boom, in cui alcune pratiche religiose hanno ricevuto un discreto successo, o perlomeno sono state nell'attenzione dei media. Penso ad esempio ai power spot in cui templi o jinja vengono visti come posti con particolari energie in cui la gente compie pellegrinaggi con particolari poteri, e le numerose pubblicazioni sullo Hanya Shingyo, sul Sutra del Cuore, che sono uscite negli ultimi anni, o il cosiddetto Butsu Zo Boom, il boom delle statue buddiste, che di solito riguarda un pubblico femminile, e nelle librerie si trovano adesso delle parti in cui ci sono tutte queste pubblicazioni sulle statue buddiste. Cosa accomuna questi fenomeni è il fatto di non essere mediati dalle istituzioni religiose. Infatti, per esempio, la famosa blogger Butsuzo Gyaru, o Buddha Girl, parla dell'energia che riceve da tutte queste statue, dai templi in cui visita, senza mai fare riferimento ai riferimenti teologici o dottrinali delle varie scuole. Non si riferisce a una particolare scuola buddista, ma solo a queste energie che riceve.
In verità, al contrario, i vari tentativi dei templi per poter attirare i giovani sono stati dal fallimentare al triste nella maggior parte dei casi. O molto criticati. Uno degli esempi è il tempio Ryokoji nella periferia di Tokyo, dove per attirare nel mezzo del nulla, non ci andava nessuno, hanno ri reinventato l'immagine del tempio creando un'immagine kawaii, una mascotte, Benzai Ten, però in versione anime, qua è con l'abate del tempio, eccetera. E questo tempio ha ricevuto molte critiche dagli altri templi buddisti, che tendono ad essere a volte piuttosto conservatori. Che ruolo ha Saint Onisen in tutto questo? Forse nessuno, ma forse parte dello stesso processo in cui le persone entrano in contatto con la religione più attraverso la cultura popolare che attraverso le istituzioni. Ad esempio, il Butsuzo Bumu è partito da una mostra a Tokyo, degli Ashura, di questa statua che ha riscosso, è stata penso una delle mostre più viste di sempre, da cui è partito poi questo interesse per le statue buddiste, soprattutto anche dato dalla bellezza dei tratti dello Ashura in questa immagine. E ovviamente il tempio di Nara, da cui la statua proveniva, ci ha marciato, ce l'ha usato ovviamente poi per attirare più visitatori, eccetera. Però è tutto partito da una mostra. Quindi nei vari boom in Sant'Onisa gli artefatti e i centri religiosi o i personaggi religiosi sono mercificati al di fuori del loro contesto e consumati tramite la cultura popolare. Così facendo si arriva, a mio avviso, a un dissacro, anche tramite l'ironia e il giocare, nel senso di intrattenimento con la religione, dell'autorità religiosa e dell'autorità in generale. Gesù e Buddha non sono presi in giro, non sono riconosciuti come delle autorità. E il religioso fuori dalla religione sembra un'alternativa molto meno pericolosa nell'era post-Aum. Quindi il comico spinge l'orrido ai margini. Ma finisco. Grazie.